Una festa della donna dedicata alle donne come testimoni di fede, con racconti di vita, professionali, in cui Dio è sempre presente con il suo sostegno. Insieme alla diocesi, il comitato Donne Termoli ha organizzato nella chiesa di San Francesco un incontro con testimonianze molto toccanti, come quella di Lucia Miglioni, oncologa pediatrica presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, che ha portato la sua esperienza a partire dalla famiglia, dal costante contatto della madre con Padre Pio, fino alla sua esperienza di vita come madre di 4 figli, in ospedale e nella pastorale familiare pugliese. All'incontro ha partecipato anche l'attrice Beatrice Fazzi, che nella fiction Un medico in famiglia ricopre il ruolo di Melina. Nella sua testimonianza il racconto della conversione e dell'avvicinamento a Dio in occasione della giornata mondiale della gioventù nel 2000. L'incontro con il Signore mi ha permesso di guardare quale fosse la verità sulla mia vita e quindi mi ha permesso di poter rinascere ad una vita nuova e potermi esprimere finalmente pienamente nel mio ruolo di donna. Sono diventata madre, sono diventata moglie e tutta la mia vita, illuminata dalla parola di Dio, è come rifiorita. Nel mondo del cinema o della fiction in generale ci sono occasioni per testimoniare la fede? C'è sempre occasione per testimoniare la fede, a costo di diventare anche noiosi, pesanti. Diciamo che questo è un po' una mia caratteristica, infatti le persone che mi conoscono lo sanno che non perdo occasione per raccontare, perché è come se avessi trovato la medicina per la malattia più inguaribile, che è la sofferenza, è come se avessi trovato la risoluzione, capire qual è il fine della nostra vita, la gioia profonda. Non posso tenermelo per me, è un tesoro che io devo portare agli altri, glielo devo raccontare.